Ciao a tutti ragazzi, io e Picettino siamo qui per portarvi nel numero 48 di Samuel Stern, la cella. È uscito il 31 di ottobre, quindi magari presi dal, dal delirio lucchese, magari vi siete dimenticati, ma non preoccupatevi, è in tutte le edicole ed è un qualcosa di molto molto particolare. 31 ottovolata riuscita, Bonellide, e sto giro a dire Bonellide assume tutt'altro significato, poi ve lo spiego dopo. 98 pagine, bianco e nero, 4,90 euro al prezzo, e ragazzi, Sam continua una cavalcata incredibile. Già qui abbiamo una copertina di, di, di piccioni di Vincenzo Tanzillo che fa paura. È una copertina iconica, è una copertina che davvero vi fa venire i brividi. Per chi è fan di Sam... Trovarsi Starfish e Gillian in copertina e Sam emblematico con questa gabbia, con questa cella che non capiamo se è dentro o fuori, se è un qualcosa che sta indagando, se viene catturato, è qualcosa di incredibile. Poi mi piace molto il logo con questo verde acido, non saprei come dirlo meglio, che davvero è mozzafiatante io qui ho poco da dirvi ragazzi signora copertina davvero una signora copertina che vi lascia decisamente ma decisamente con un wow grande come una casa io non, non so cos'altro aggiungere ragazzi è vero bello 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 poco da aggiungere se non che il mistero si infittisce Quest'apocalisse diventa sempre più inquietante. Voglio segnalare lo sguardo di Gillian che sembra quasi accusarci di qualcosa. Siamo noi che stiamo guardando e sembra che lui ci stia accusando. Io qui alzo le mani e vi dico, fantastico, i miei complimenti davvero alla triade di copertinisti. Abbiamo poi l'introduzione di Gianmarco Fumassoli in cui ci racconta... Luca, quello che troveremo a Luca, quindi dedicato al, a Samuel, troveremo Generi, dove avremo un Samuel che vive avventure fuori dal suo stile canonico, quindi saranno Underground, Manga e Weird, i tre generi in, trattati in questo caso, in cui vedremo calato il nostro Samuel. Poi, un altro volume è Il Saggio, della Bax, che si chiama proprio L'Era dei Bonelidi, vi ricordo che abbiamo parlato su pop culture proprio con Andrea Guglielmino, che l'ha curato, l'ha scritto. Idea interessante, idea enciclopedica, idea che consiglio a tutti di provare a dare un'occhiata. A breve dovrebbe essere disponibile in tutte le librerie, vi consiglio di buttarci un occhio. Anche per L'Appendice in Fondo, che è un fumetto di una quarantina di pagine, con Samuel, stern samuel sand e le insonne, che si uniscono nei loro mondi e fanno qualcosa di particolare insomma una cosa interessante quindi anche quello dateci un occhio chiudiamo poi con ehm, chiudiamo poi ragazzi con le varie come si chiama con i vari incontri eccetera insomma abbiamo margine di abbiamo margine perché è stato luca è stato sicuramente al padino di napoleone a trovare i ragazzi bugs e, insomma Ormai Luca è alle spalle, però qui Luca doveva ancora esserci, quindi un po' un, uh, un editoriale sospeso nel tempo. Infatti, si chiude con Ci vediamo a Luca per chi c'è stato. Abbiamo poi il nostro riassunto, che serve davvero in questo caso perché il ritmo è serrato, e gli avvenimenti si rincorrono in una maniera molto forte, ma adesso lo scopriremo. Gli appunti dal Derryland sono inquietanti come al solito. Ma in questo caso mh, mi hanno lasciato più, più stranito che colpito, cioè leggendolo ho dovuto rileggerlo più volte per arrivare ad afferrarne un significato. Come al solito il Derryland si lascia aperto a mille significati diversi, ciascuno per ciascuna persona. Oserei dire che è quasi una lettura personale, perciò infatti non ne parlo quasi mai proprio per questa ragione. Ma ora entriamo nel vivo. Il vivo sono i disegni di Yuri di Curzio che, ragazzi, tanta, tanta roba, ma tanta roba questi disegni. Sono inquietanti, sono folli, perché, ragazzi, quello che viene narrato qui è qualcosa di inquietantemente folle. E sono incisivi. Io posso dirvi che si va a toccare un argomento sterniano molto forte. Rivediamo Lili, ma soprattutto andiamo a toccare il passato di Samuel. Un pezzo del passato, un passato di cui nessuno sapeva niente, manco lui. Quindi molto, molto inquietante. Andiamo a vedere la base, di, la, la base principale di Singularity. Insomma, ragazzi, l'agenzia si mostra e l'agenzia ha sotto attacco. E andiamo a vedere cose varie ed eventuali. Non saprei come spiegarvelo meglio. Io. Posso soltanto dirvi, wow, tanta tanta roba, tantissima roba. I disegni sono magnifici. Magari ecco, il character design dei mostroni è un po', un po' stravisto, ma i mostroni sono quelli, inutili girarci intorno. Complimenti comunque, davvero, complimenti. Non potete sfogliarlo e rimanere indifferenti. Sicuramente come sternianità, come grado di bellezza c'è tutto. I miei complimenti. Quindi si prosegue col terzo episodio di Apocalisse a grandi falcate visive. E ovviamente, filaddorso, Veniago, Fumassoli, portano avanti l'Apocalisse. E ragazzi, qui sappiamo che c'è stata una marettona grossa tra Duncan e Samuel, anche se confesso che tutto sommato ho trovato reazione di Samuel un po' troppo eccessiva, ve l'avevo già detto, però questa cosa ha portato Sam a cercare un appoggio. Quale appoggio? L'agenzia Gillian. O meglio, prima Tun, il nostro starfish e poi Gillian. Lì scoprirà qualcosa del suo passato. Lì vedremo di parlare di quello che è successo. Lì saranno mostrate prove. Magari sai, fino adesso quello che è stato detto, poteva sembrare un po' tra lo scolfosco, no? In cui dice, ok, sì, va bene, mi stanno parlando di queste cose, ma non ho evidenza. Qui invece abbiamo una sorta di evidenza. Quindi un qualcosa del passato di Samuel che viene mostrato a tutti noi un qualcosa che ci colpisce un qualcosa che rimette in gioco tutto Lily che diventa parte attiva in questo caso e che andrà in azione insieme al nostro Samuel e poi si parla anche di apocalissi no? di rivelazioni, di accettazione abbiamo avuto quella di Cran qui in un certo senso abbiamo quella di Gillian con Amanda che è sua figlia in cui avremo tutta una sottostoria, una sottotrama proprio familiare per Gillian, un qualcosa che rende più umano un personaggio che sì, è umano, ma è sempre il capo di un'agenzia come Singularity. Quindi, insomma, c'è sempre quel. Perciò, davvero, ragazzi, tanta tanta roba. I personaggi sono molto ben fatti. E Samuel si vede proprio che ha. Non dico smarrito la trebisonda, perché, insomma, non è che si è. Diciamo ribaltato completamente, però vediamo che la situazione è quella di un uomo costernato da dubbi di problematiche di rivelazioni, mettiamola così, che gli stanno cambiando la vita, che lo stanno portando a non capire più, a non essere più sicuro di ciò che è e di ciò che è stato. Ed è davvero una, una narrazione importante. Ecco, non saprei come dirvela meglio. Una narrazione molto importante a tutto questo abbiamo un parallelo ovvero Duncan, che viene chiamato a Roma. Viene chiamato a Roma, ma per tutto il mondo lui è in vacanza, non è una chiamata ufficiale, non, non manco Duncan sa chi è che l'ha chiamato lì, eppure quando arriverà a Roma ci sarà una rivelazione grossa anche per lui, che noi vediamo di sfuggita attraverso il monitor, a lui, lui invece sarà spiegato un po' meglio, immagino, che però ragazzi è tanta, tanta roba. In un certo senso mi ricordo un po' Anon. non so se avete presente, ecco. Chissà che non c'entri anche quello. Posso dirvi che questa apocalisse è wow. Qui di carni al fuoco ne stanno mettendo un botto. Sam sta trasformandosi, cercando di capire esso stesso chi è, che cos'è, che cosa può fare e che relazioni c'è tra lui e il resto del mondo. La tensione nelle pagine è palpabile perché mano a mano che vai avanti, man mano che leggi, cerchi di capire anche tu Cerchi anche di realizzare se quello che hai letto fino adesso, che ti è piaciuto, che hai amato come personaggio, sia esattamente ancora lo stesso personaggio. Cosa che tra l'altro sta facendo anche Sam internamente nella serie, di capire se lui è ancora lui. Cioè ragazzi, è veramente un lavoro impressionante. Siamo nel primo quarto, perché 3 per 4 fa 12, questo dura 12 ore, quindi il primo quarto è andato. Carne al fuoco ce n'è tanta. Vediamo ora come viene portata avanti. Sicuramente la cella è un altro tassello molto samuel centrico di questa apocalisse qui viene il punto di domanda come fa un nuovo lettore a inserirsi qui sto giro non fa mi spiace ma ho veramente tantissimi dubbi che un nuovo lettore comprando questo albo possa sentire totalmente il senso di quello che ha raccontato qui proprio perché gli vengono a mancare troppi tasselli non nego che possa piacere, però il tassellame, la costruzione è più per chi sta seguendo Sam dall'inizio che comunque conosce bene il personaggio, anche perché i dubbi, il rimestolamento interiore, quello che vediamo, ci mette in dubbio Sam stesso. E per avere questo effetto molto dirompente, serve conoscere Sam. Quindi, non propriamente l'albo che direi a qualcuno di comprare come debutto su Samu estern, ma ragazzi, da fan di Samu Estern, non posso assolutamente che consigliarvi di leggerlo. Ma se siete fan, già so che l'avete letto. L'Apocalisse prosegue, va avanti, la carne al fuoco è tanta. Ciascun personaggio, ciascun Uomo, donna, che abbiamo imparato a vedere all'interno di questa narrazione, sta prendendo una sua posizione in questa scacchiera, più o meno scientemente. E ragazzi, tanta roba davvero, io era da un bel po'. Che non mi sentivo questo hype, questa voglia di dire cacchio è già finito devo aspettare un altro mese per vedere come va avanti. E vi assicuro che non è poco. Se anche a voi avete questa sensazione, vuol dire che quest'Apocalisse sta andando alla grande. Per me è un sì grande come una casa. E in parte ho anche un po' paura, perché dopo una cosa di questo genere mi aspetto grandi scossoni. Però vabbè, ne parleremo a tempo debito quando avremo finito questa apocalisse, quando sapremo cosa ci aspetta nel futuro di Sam. Intanto, l'hype per me è a mille, questo volume è davvero, davvero bello per un fan di Sam, per chi Samuel non l'ha ancora letto o lo conosce molto poco, diventa un po' più difficile da inquadrare, però sono convinto che umanamente possa piacere a prescindere. Quindi, la cella tanta roba tanto samo esterno tanta apocalisse passato presente e chissà anche futuro tutto in questo albo e ragazzi il barbecue è partito la carne sta grigliando alla grandissima ora vediamo come sarà insaporita e vediamo quando sarà nel piatto pronta per noi ad oggi tanta tanta roba e ditemi se toms non vi sembra un figo della madonna in questo numero baci abbracci e alla prossima